La vallata del Casentino è ricca di castelli, più o meno difesi dalle ingiurie del tempo. Non essendo possibile in questo contesto illustrarli tutti, ne abbiamo ripresi alcuni tra i più significativi e importanti dal punto di vista storico, artistico o di buona conservazione. Di una parte di essi non restano che vestigia imponenti, ma diroccate. Gli altri, meglio preservati e a volte abitati, custodiscono intatto il fascino delle loro strutture medievali, rievocando nei visitatori i fasti degli antichi proprietari e la storia del territorio. Si ha notizia del castello di Romena a partire dal 1008. Era la residenza del conte Guido Alberto dei Marchesi di Spoleto. I conti Guidi che da lui discendevano divennero signori di Romena nel XII secolo. Il castello di Montemignaio era l'antico maniero dei conti Guidi. Insieme al conte e alla sua famiglia nel castello abitavano cortigiani, cavalieri e soldati. Le prime notizie certe del castello di San Nicolò risalgono al 1253, quando passò al conte Guglielmo di Guido Novello di Modigliana. L'edificio rimase in possesso dei Guidi sino al 1348. Nell'undicesimo e dodicesimo secolo il castello di Caprese fu dei conti Ranieri di Galbino. Dal 1260 appartenne ai conti Guidi di Romena. Nel 1324 Guido Tarlati, vescovo di Arezzo, ne prese possesso. Michelangelo nacque a Caprese nel 1475, mentre suo padre Ludovico vi svolgeva la funzione di podestà. La costruzione medievale antenata del Palagio Fiorentino venne eretta nel 1230 dai conti Guidi come loro residenza. I Guidi di Palagio sono un ramo di una delle più potenti dinastie feudatarie aretine, che dominò Stia per 2 secoli a partire dal 200. Dal 1017 il castello di Porciano fu residenza del conte Guido di Teudegrimo, fondatore del ramo dei conti Guidi da Porciano. Il castello di Porciano è il tipico modello di torre palazzo. Un portone sul lato nord, rimasto intatto, dava l'accesso al castello. Thank you.
un diploma dell'imperatore tedesco Ottone I, risalente al 967, ci informa per la prima volta di Chitignano come feudo di Goffredo di Ildebrando. Successivamente il territorio di Chitignano passa ai conti di Chiusi e poi ai conti Ubertini di Arezzo, che deterranno il potere fino al 1325, anno in cui il castello passa a Guido Tarlati, vescovo di Arezzo. Gli Ubertini tornano a governare Chitignano nel 1384. L'antica podesteria di Chitignano era strettamente legata al castello Ubertini per le questioni connesse all'amministrazione della giustizia. Attualmente l'edificio è di proprietà delle suore di Don Guanella. Le prime cronache del castello di Poppi risalgono al 1191. Dal 1274 il maniero è stato ristrutturato per volere del conte Simone Guidi e di suo figlio Guido. La parte destra del castello, la più antica, fu costruita su di un solo piano ed è attribuita al Lapo di Cambio. La parte sinistra, più tarda, fu eretta nel XIII secolo su due piani e la sua costruzione viene attribuita ad Arnolfo di Cambio. Il castello di Poppi è stato testimone della battaglia di Campaldino, avvenuta l'11 giugno 1289 e citata nel Purgatorio da Dante Alighieri, che vi combatté per la parte guelfa di Firenze. Per la parte ghibellina vi combatté Guglielmino degli Ubertini, vescovo di Arezzo.